Poi ancora dici, e qui credo che tu avessi prima citato Calvino, scrivendo ci è dato di vivere il mondo come lo vorremmo, e sottolineerei questa frase che sto per leggere, perché ha molto a che fare col tema del nostro festival, data per scontata una elevata caratura etica della persona umana dei poeti, diciamo che essi inseguono sulla pagina l'insorgere del mondo quale dovrebbe essere per tutti, ovvero il mondo dell'antimercato, il mondo della compassione. È vero quello che ha scritto anche su di te Bianca Maria Frabotta, che nei tuoi ultimi libri c'è una preoccupazione sempre più etica, e le ultime cose che tu hai fatto, sia appunto come poeta che come attività culturale, vanno proprio in questa direzione. Vedremo poi, no, i tanti ambiti in cui ti sei mossa del sociale. Allora volevo capire se è vero, se condividi questo giudizio, cioè di una crescente preoccupazione etica dei tuoi libri, e se è così, perché? Buonasera. Allora, sì, dicevamo prima, no? Ed è una cosa che ci riguarda tutti, quella di avvicinarci alla scrittura, cominciare a scrivere per parlare di sé, per parlare dei propri sentimenti, perché normalmente questo mi accade quando vado nelle scuole, che diremo insomma una cosa che mi piace moltissimo, e in genere è un lutto, è un evento luttuoso privato che spinge i ragazzi ad avvicinarsi, a piegarsi su questi fogli per depositare dei sentimenti che sono insopportabili o che è difficile filtrare con parole comuni o anche proprio con la vicinanza domestica dei cari. Quindi questo è l'inizio della poesia, però da un certo punto in poi le parole ti conducono dove tu neanche immagini che ti condurrebbero. Nel mio specifico, quello che mi tocca, e lo vedremo, perché spesso ci sono delle citazioni proprio di parole di altri, soprattutto di testimoni di eventi, di macro eventi storici, nello specifico mio mi sono resa conto di essere sempre più attraversata da parole altrui, soprattutto da invocazioni che altre persone rivolgono ai cari o ai cari scomparsi o memorie documentaristiche in prima persona. Questa è una cosa che mi ha sempre molto toccata e molto commossa. Poi due giorni fa, questa è la versione panica dell'evento, due giorni fa eravamo all'Università a Napoli e parlavamo con dei ragazzi di poesia, e a un certo punto uno ha fatto una domanda, e c'era Franco Buffoni, che è un poeta, e ha detto: ma quando si parla d'amore, no? Mi parlava della sua esperienza personale, quando si parla d'amore poi alla fine è come se l'oggetto d'amore si consumasse. E Buffoni confermava, lui ha scritto questo libro, Suora Carmelitana, no? Parlava della zia, e diceva: quando io poi mi recavo, perché era veramente una suora carmelitana la zia di questo poeta, quando poi diceva io andavo a trovare mia zia, mi sembrava andare a trovare il mio libro, perché tutto quello che io avevo da dire su di lei e da comunicare a lei l'avevo già scritto, quindi o avrei potuto semplicemente dare a lei il mio libro o andare a trovare il mio libro, era uguale. Quindi c'è in realtà un'astuzia dietro questo, cioè, ed è vero questo, non consumare la propria vita privata, nel senso che è assolutamente bene che dopo che le parole hanno avuto la loro funzione iniziale, adolescenziale, di sfogo, di liberazione, di deposizione dell'eccesso, di lutto, di tutto quello che vogliamo, anche di gioia, d'amore, di tutto quello che non si riesce a comunicare con le parole comuni, è bene, è proprio bene salutare, interessarsi ad altro e ad altri e mettere al servizio le proprie parole dell'esperienza altrui, perché si fa il doppio servizio di salvare la propria vita comune e nello stesso tempo di riuscire a dare una, appunto, voce a chi sarebbe bene l'avesse. Vabbè, adesso il discorso, questo è un discorso complesso, quello sul, dicevi prima, no, del mio interesse per la giustizia minorile, ne parlavamo anche prima, su quelle cose lì non si può fare poesia. Questo, infatti, quella sarà un libro di indagine, un libro di inchiesta con atti di processi, perché ci sono delle cose, la poesia in qualche modo è una resa musicale anche del dolore, anche del mondo. Ci sono delle cose che vanno fatte con un linguaggio assolutamente invece duro, diretto, crudo e il più possibile anonimo, per portare semplicemente i fatti che già da soli sono delle denunce.